Ora andiamo in Puglia, ad Andria. Il sindaco Nicola Giorgino tocca un tema problematico per tutti noi, voi che state da quella parte, noi cittadini che siamo dall'altra parte, un tema che divide, che suscita spesso tante polemiche, cioè il ciclo di rifiuti. Prego, Giorgino. Grazie, grazie Presidente della Camera, grazie Ministro De Vincenti, grazie Presidente Boccia, grazie colleghi sindaci e il Presidente dell'ANCI nazionale Antonio De Caro. Prima di parlare però di città del futuro, mi sia consentito svolgere uno sguardo al passato in quella che Camillo Sitte nel 1889 definiva l'arte della città del costruire, per cui richiamava le parole di Aristotele quando appunto pensava ai principi dell'arte urbanistica, raffigurandoli sostanzialmente e concentrandoli in quello che le città dovrebbero esprimere per i propri concittadini: sicurezza, qualità della vita e quindi felicità. Queste parole dal sapore antico credo che mai come oggi sono di un'attualità stringente, atteso che noi sindaci quotidianamente siamo chiamati a rispondere alle istanze, alle rivendicazioni delle nostre comunità. E in questo un ruolo centrale lo svolge proprio la tutela della qualità dell'ambiente. Tutela della qualità dell'ambiente che è chiaramente un'equazione logica rispetto a tutto ciò che riguarda il ciclo dei rifiuti. E allora, quando ho iniziato il mio mandato, ho pensato che bisognava proprio cominciare dalla tutela della qualità dell'ambiente e in un comune del Mezzogiorno, in una realtà complicata, difficile, abbiamo ritenuto di poter avviare un percorso virtuoso attraverso quel raggiungimento che è un obbligo di legge, è un obbligo di legge previsto dalla direttiva comunitaria, il 65% di raccolta differenziata. E dal 2013 consecutivamente Andria è tra i comuni ricicloni perché supera il 65% di raccolta differenziata ed è stato il primo co-capoluogo di provincia della regione Puglia a cui ha fatto seguito la città di Barletta. Ecco, io credo che dobbiamo tutti quanti avviare una campagna di sensibilizzazione per tutto ciò che riguarda la tutela ambientale. È chiaro che non è facile, grande merito è stata la sensibilizzazione e la maturità della nostra e della mia comunità, che ha dimostrato, come spesso accade, che i cittadini molto spesso sono molto più avanti dei nostri amministratori e della classe politica. E questo è un dato di fatto. Però è ancora troppo poco, perché solo 1.500 comuni oggi differenziano e quindi riducono la produzione dei rifiuti e quindi sviluppano quella green economy che produce lavoro, perché parliamo di 150.000-200.000 posti di lavoro. E allora occorre un'organizzazione sistemica. Io chiedo al Ministero dell'Ambiente, chiedo al Governo che intervenga attraverso provvedimenti che non diano più un condono e quindi una moratoria rispetto a quegli obblighi di legge e introducono la tariffazione puntuale. È di grande attualità il tema perché se ne sta discutendo, ma voglio ricordare a me stesso che la tariffa sui rifiuti copre il costo integrale dei rifiuti e quindi i costi per conferimento e anche i costi di discarica unitamente al costo del personale e deve essere, in base ad una legge dello Stato, coperta integralmente dalla tariffa e quindi dal piano economico-finanziario che i comuni approvano. Oggi i comuni sembrano quasi che siano dei ladri perché hanno sottratto delle risorse rispetto ai cittadini. I comuni hanno applicato una legge dello Stato. Forse hanno sbagliato nell'applicazione delle variabili rispetto alle pertinenze o alle case principali, agli immobili principali, ma il costo totale non è variato. E allora io credo che dobbiamo avviare tutti insieme un lavoro importante, perché dobbiamo riprendere in mano il cammino verso una tutela della qualità dell'ambiente, perché qualità dell'ambiente non significa soltanto produrre meno rifiuti, ma significa anche tutelare la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua. Prima lo ricordava un collega sindaco. Molte sono le conseguenze rimanenti da queste carenze che hanno prodotto dissesto idrogeologico e noi non ce lo possiamo permettere perché oramai il nostro Paese ha bisogno di interventi strutturali che migliorino questa situazione. Credo che una delle carenze su questo punto rinvenga anche dal fatto che non ci sono più piani provinciali di protezione civile e qui consentitemelo, chiedo al Governo
un intervento sistematico rispetto alla definizione di questo ente intermedio che è la provincia. Noi sindaci siamo destinatari, perché siamo noi rappresentanti delle comunità provinciali, di numerose richieste, ma siamo noi che ci assumiamo la responsabilità per far andare i nostri figli nelle scuole provinciali e far percorrere quelle strade. Non abbiamo più possibilità, perché non ci sono risorse economiche, non ci sono risorse umane. Io credo che è stato sottolineato. Noi abbiamo bisogno di una coscienza ambientale su basi globali. Per fare questo abbiamo bisogno anche di educare le persone. Quando la scienza e la ragione non ci possono aiutare, infatti solo una cosa può salvare la nostra coscienza. Perciò abbiamo bisogno di un'ecologia dell'anima, e credo che noi comuni in tutto questo stiamo cercando di sensibilizzare i nostri cittadini. Ma consentitemi di chiudere con una riflessione di ispirazione kennediana. Kennedy diceva che non chiederti quello che lo Stato può fare per te, ma quello che tu puoi fare per lo Stato. Consentitelo, noi comuni, e la dimostrazione questa giornata, abbiamo fatto tanto per lo Stato per risanare i conti e per sensibilizzarli su tante tematiche quali la sicurezza, la qualità della vita. Il Governo metta al centro dell'azione programmatica e coerente una valutazione sull'attività degli enti locali, perché solo attraverso una rivoluzione comune degli enti locali può ripartire l'Italia. Grazie. Grazie Giorgino.